Francesco è lui, l'ho capito in un attimo infinito, senza parlare, sono restata lì a guardare. In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, l'ANCSA Abruzzo, presieduta da Alessandra Portinari, ha presentato il brano Blu della cantautrice Lara Molino, che l'ha cantato insieme a un coro di mamme e di papà. Blu è il colore dell'autismo, della felicità di ogni bambino, delle piccole conquiste quotidiane, come un abbraccio, dell'amore che lega Francesco, protagonista della canzone, alla famiglia. E blu deve essere la vita per i ragazzi quando i genitori non ci saranno più. In Italia le persone affette da disturbi dello spettro autistico si stimano pari all'1% della popolazione. Un fenomeno così imponente richiede la massima attenzione da parte della pubblica amministrazione, perché riduce di molto la qualità della vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie che non vanno lasciate sole. Una giornata importante, la giornata per la sensibilizzazione dell'autismo, ma devo dire che la nostra regione, insieme a tutte le associazioni, sta lavorando molto, sta lavorando per dare delle risposte a delle esigenze che partono sia dal momento in cui c'è una diagnosi in età precoce, che è l'elemento fondamentale, quindi la presa in carico del bambino, per poi passare nelle tappe successive che queste tappe vedono l'inserimento scolastico e la presa in carico del ragazzo adulto. Il mio bambino, chissà da dove era arrivato, forse lui viene dalle stelle. Senz'altro noi abbiamo lavorato molto anche durante il Covid, ma in modo particolare subito dopo la delibera che portava un programma operativo per la nostra regione. Già dal 2019 abbiamo accreditato 18-19 strutture in tutta la nostra regione, andremo avanti in modo particolare prendendo in esame quelle che sono le problematiche del ragazzo adulto attraverso un'integrazione sociosanitaria. Se ce la farà.